Voi avete salvato le Valchirie. Sigrun, com'è accaduto? Mimir, sei tu. Sei stato liberato, ma... La libertà ha un prezzo, signora. Dici il vero. Per innumerevoli inverni servimmo il padre di tutti. Ma solo tramite la sua unione con la regina ci sentimmo libere. Non sei la regina? Esiste solo una regina delle Valchirie, la dea Freya. Quando Odino le strappò le ali, servì io in sua assenza. Ma per il padre di tutti non era abbastanza. Egli usò una magia arcaica e corruppe le mie sorelle. Io cercai di limitare i danni, imprigionandole in luoghi dove non avrebbero potuto fare del male, ma presto mi smarrì a mia volta. Sigrun, mi dispiace di non esserti stato utile. Avrei potuto fare qualcosa, o perlomeno provare. Adesso che cosa farai? Devo riunirmi alle mie sorelle. Insieme possiamo portare equilibrio tra i regni. Avete la benedizione eterna delle Valchirie. Ce l'abbiamo fatta. Credo. Non sembri molto felice. È difficile essere felice quando sei una testa rianimata. Sono lieto del fatto che abbiamo liberato le Valchirie, ma si sarebbero potute evitare così tante tragedie se solo... L'hai detto tu stesso, testa. Non conta più. Il passato è passato. Beh, detto da te è proprio confortante. Sono di buon umore. I nani sapranno sfruttare questo elmo. Il tuo papà è un po' cocciuto. Decisamente.